Cari amici di The Spa, bentornati virtualmente in Trentino. Sono sempre il vostro chef Mario Linuzzo e per la rubrica Sapori del nostro territorio oggi voglio presentarvi un secondo piatto. Costine di maiale in crosta di senape, pane ed erbe aromatiche con abbinamento un'insalatina di tarassaco con burro e pancetta. Oggi ho scelto di farvi un piatto a base di maiale perché comunque il maiale rappresenta da sempre una parte fondamentale nella tradizione e nel sostentamento delle nostre famiglie contadine. Bene, andiamo a vedere un po' gli ingredienti. Per questo piatto ci servirà quindi puntini di maiale, una dadolata di cipolle crota e sedano con delle erbe aromatiche, vino bianco, olio extravergine di oliva, senape, una dadolata finissima di pane bianco, magari del giorno prima se è possibile, una varietà di erbe aromatiche, abbiamo qui del prezzemolo, rosmarino, timo, basilico, finocchietto, un po' tutto quello che avete nell'orto. Qui abbiamo il tarassaco e il burro che andremo a fondere con la pancetta dopo. Il tarassaco è una pianta spontanea, come sapete, e volgarmente viene anche chiamato dente di leone oppure soffione, qui da noi in particolar modo si chiama dente di cane. È una pianta molto versatile in cucina, sia cruda che cotta, e oggi la faremo appunto semi cruda, come vedremo dopo. Ok, andiamo a vedere la preparazione. Bene, iniziamo con la preparazione delle puntine, che io ho già messo a marinare da un paio d'ore con olio, sale e pepe. Per far sì che questa ricetta sia più facilmente replicabile a casa, a livello casalingo, oggi attueremo una classica cottura al forno. Per iniziare andiamo a rosolare le puntine in padella. Bene, una volta rosolate le puntine da tutti i lati, andremo a unire nella placca da forno il tutto, ossia con un goccettino di olio ancora, la dadolata di cipolle crota e sedano, un po' di rosmarino, un po' di alloro, un spicchietto d'aglio in camicia e metteremo la nostra puntina. Qui gli metteremo un po' di vino bianco e del brodo vegetale o quello che avete. Una cosa che dopo andrà aggiunta mano a mano durante la cottura. Ok, possiamo andare in forno a 170 gradi per circa 2 ore e mezzo. Faremo una cottura più lenta possibile, anche perché se ci mette un po' di più è ancora meglio, comunque in base alla grandezza del puntino. Come vi dicevo, questa è una cottura classica al forno. Un'alternativa può essere quella al barbecue e dopo finirla come vedremo dopo, oppure per i più appassionati che magari hanno già usato la cottura a bassa temperatura con un rondo a casa, ce ne sono, la cottura che io consiglio perché è nettamente la migliore è una cottura sottovuoto a 70 gradi per 12 ore. Ecco, le puntine sono pronte, dopo circa 2 ore e mezza di cottura, andiamo ad appoggiarle un attimo su un piatto e versiamo tutto il sugo che si è creato in un padellino sul gas. Accendiamo e lo facciamo ridurre fino alla densità di una salsa che dopo andrà passata al colino fine. Bene, andiamo a fare la panatura delle nostre puntine. Spalmiamo la senape su tutta la superficie delle puntine, in questo modo. Mettiamone pure abbondante in modo da coprirla bene. Adesso abbiamo le nostre erbe aromatiche di prima, che le abbiamo tritate finemente, ed andiamo ad aggiungerle tutte nella nostra molica del pane. Scegliamo per bene e con l'aiuto un po' anche delle mani andiamo a mettere il pane sopra, il pane erbe sopra, premendo bene in modo che si attacchi il più possibile e arriverà questo. Adesso andiamo a metterlo in forno per qualche minuto a circa 220 gradi in modo che tutto il pane si grattini sopra.
lo andiamo a sistemare sul tagliere, facendolo riposare un attimino. Condiamo il nostro tarassaco semplicemente con, vedete, la pancetta rosolata nel burro. Andiamo proprio a buttarla sopra a pioggia sulla verdura cruda. Andiamo a fare delle fettine nel piatto in questo modo. Per finire la nostra salsa bella densa, e la mettiamo non sopra ma bensì attorno alla carne. Bene, il nostro piatto è pronto, spero che vi sia piaciuto anche questo, e con De Spada, i sapori del nostro territorio, vi diamo appuntamento alla prossima ricetta. Arrivederci!